Voilà, a cazzi vostri, c'è il microfono io, potete pure chiudere l'orale, via. Come andiamo? Come state? Capisco che c'è il caldo, che fa caldo. C'erano due zanzare che stavano a fare la siesta, pensa che caldo è sabato. Allora, io mi piace entrare Alessandro Serra con Radio Globo, perché Radio Globo è stata la prima radio che, insieme a loro, la sigla, di Selfie Coatto, per cui io sono in rinforzo per questi amici che ci conosciamo da tempo. Detto ciò, fate le domande che ne pare, io facciamo lei. No, non guardate la mia, io fatto loro. La foto spontanea. Va bene. No, però te non parlo. Sei figo atto, che vuol dire? Sei figo dentro. No, ma loro ci allora, dai il premio a loro, se levano dal cazzo e parlo io, se no è il russo ruba la scena, non c'entra. Parliamo con loro, poi parli. No, perché sono due cose. La selfie coatta, una parodia per questa malattia che hanno ultimamente molti personaggi non illustri, tipo il capitano, Belen, che loro fanno anche per pubblico. La gente normale, vorrei ricordare che se fai il fruttacolo, con tutto il rispetto, fa il fruttarolo. Perché non te devi far selfie col Ferrari se poi c'è la panda, perché se qualcuno ti mette mi piace, qualcuna, e magari ci usciamo, poi la vai a prendere con la panda e te tira un vaso, questa è la verità e la paranoia dei malati. Per cui figo, perché chi si fa selfie molte volte si sente figo. Se vorrebbe sentir figo, vorrebbe far apparire il figo che non è. Fate invece i selfie con le nonne, che poi magari domani, io purtroppo mi è morta giovane e non c'erano ancora i selfie, e rimpiango quel momento, insomma. Fate i selfie con gli amici per tenerli bene, non per fare figli. A volte se lo vanno nel bagno da soli, no? Come? Si vanno anche nel bagno i selfie. Sì, infatti nel video io comincio proprio ad entrare al bagno, perché la prima cosa che fa il malato di selfie, la foto appena è andata al bagno, e dimostra che è snello. Però se i premiati sono loro, infatti io non è. No, io farei un selfie a questo punto, no? A questo punto facciamo un selfie, c'è il telefonino, dovresti essere pronto col telefonino. No, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per il premio, grazie a Fabrizio, grazie a tutti voi. Chi dire, chi chiamata a carico? Spero qualcuno l'abbia ascoltato, ma sembra di sì, perché se no altrimenti non saremmo qui. Sembrerebbe, non so, ovviamente voi ultimamente non fate scherzi solo qui nel Lazio, anche adesso toccate la Toscana, la Campania, l'Emilia Romagna.